Sì, come dicevo prima ai tuoi colleghi, sicuramente nella scelta di scendere di categoria c'è la voglia e il desiderio di trovare un po' più spazio eh, rispetto a quello trovato magari nell'ultimo periodo. E, e alla base della scelta c'è senz'altro l'importanza di una piazza come Arezzo, l'importanza di una classifica che l'Arezzo ha conquistato meritatamente, e, e anche il desiderio di lottare per obiettivi importanti come quelli delle prime posizioni. La cosa un po' più curiosa è che tutti gli allenatori che ho avuto hanno avuto modo di conoscere Arezzo per il grande entusiasmo perché ognuno viene ricordato ad Arezzo per aver fatto campionati importantissimi. Spero che tutto questo riesca a portare fortuna a me all'Arezzo per toglierci di nuovo delle grandi soddisfazioni che, che credo che questa città meriti perché da troppi anni sta vivendo, ma ha vissuto magari momenti più bui fin, pass fin passando dalla Serie D e quindi credo che la gente abbia diritto di sognare nuovamente. Beh ho sempre notato, tutte le volte che sono venuto al di là della posizione di classifica c'è sempre stata una curva piena. E domenica con l'Alessandria mi sembra che l'entusiasmo abbia riportato molta gente allo stadio. Credo che tutto questo entusiasmo vada cavalcato da noi giocatori ma anche dai tifosi affinché ecco, lo stadio sia sempre più pieno perché sicuramente uno stadio gremito può spingere la squadra a fare qualcosa di più e andare sicuramente a gettare il cuore al tuo ostacolo. Si, Max ci conosciamo da qualche anno ecco, che giocavamo insieme quando era nella Beretti del Siena, parliamo di diversi anni fa, l'ho sentito per messaggio che mi ha fatto uno, un in bocca al lupo, sono venuto praticamente nella sua seconda casa perché lui è aretino d'adozione e, e nulla, per quanto riguarda la partita di domenica, chiaramente le scelte spetteranno al mister, da parte mia c'è massima disponibilità sia mentale che fisica perché ho avuto modo di allenarmi con Continuità dall'inizio dell'anno, di giocare. Ecco, L'ultima partita l'ho giocata a dicembre, quindi fisicamente e mentalmente sono pronto. Poi, chiaramente, tutto quello che riguarda le scelte riguarda non solo ed esclusivamente il mister. Grazie. Il numero di maglia ah. la ci ha scelto? Sì, il 26.